9 giugno 1937. A Bagnoles-de-l'Orne, i fratelli Carlo e Nello Rosselli vengono assassinati da elementi della Cagoule, una organizzazione terroristica francese di ispirazione fascista, molto probabilmente su un mandato ricevuto dai servizi segreti italiani. Teorici di un socialismo liberale che rifiuta il marxismo e si ispira in parte al laburismo inglese, i Rosselli sono attivi nell'opposizione al fascismo fin dal 1922. Assieme danno vita al foglio clandestino Non Mollare, cui collaborano anche Ernesto Rossi, Piero Calamandrei e Gaetano Salvemini. Nel 1929 Carlo riesce a fuggire dal confino di Lipari e si rifugia in Francia. A Parigi, con altri antifascisti fuoriusciti, fonda il movimento Giustizia e Libertà, un tentativo originale di sintesi fra metodo liberale e fine socialista.